La giornata è splendida, è sabato, ieri sera è rientrata Cassandra da Roma, molti stanno chiedendo di te come stai. Allora, ciao a tutti, è un piacere potervi raccontare come sta andando. Sono 5 settimane, il mio corpo... Ricordiamo per chi non sa di che cosa stiamo parlando, Cassandra è vittima della mala sanità calabrese. Vogliamo raccontare questa esperienza in maniera tale che possa essere d'aiuto a tante donne. La cosa principale che voglio dire a tutte le donne è quello di, oltre fare come il PAP test, fatevi fare sempre anche un HPV test, che è fondamentale, il papilloma virus. Ora c'è anche questa campagna di sensibilizzazione appunto dal Ministero, quindi vi raccomando, fatevi fare l'HPV test, oltre al PAP test. Quando vi diranno che se è negativo lo dovete fare ogni 3 anni, poi continuate a farlo ogni anno per prevenzione. Quindi questo è il primo messaggio che voglio lanciare. Per quanto riguarda la mia condizione, purtroppo la mia situazione, io sono arrivata un po' tardi, non sono più operabile, l'unica terapia è la chemioterapia e la radioterapia. Sono all'ospedale Gemelli a Roma da un'equipe che mi sta seguendo, perché purtroppo la radioterapia che sto facendo e che dovrò continuare a fare da noi non c'è, è in pochi centri e il più vicino era appunto Roma. Cosa voglio dirvi? Che fortunatamente il mio corpo ha risposto bene a queste terapie, sono arrivata alla 5ª settimana e mi è stata proposta appunto di fare la 6ª settimana, proprio perché il corpo ha risposto bene. Sono a volte un po' affaticata, a volte un po' stanca, la nausea c'è sempre. Non ho perso i capelli, perché molte donne mi chiedono, non ho perso i capelli perché questa chemioterapia agisce purtroppo sui reni, quindi i capelli sono rimasti, però i reni li devo tenere sempre sotto controllo. Devo bere molta acqua in maniera tale appunto da eliminare la chemioterapia, però con forza di volontà e con qualcuno che a Roma mi sta seguendo, che sono seguita con, io sto dalle suore, e c'è una suora appunto dell'Africa, Suor Bernadette, che in questo mio percorso è stata proprio vicino a me, a fianco a me, e ho avuto proprio un supporto anche spirituale, oltre proprio un supporto fisico, e mi ha aiutato tanto. Godetevi ogni istante della vostra vita, perché la vita è una, e quando sentite che il vostro corpo vi dice basta, fermatevi e fatevi tutti i controlli. E quando non vi ascoltano, voi continuate a dire ciò che avete e andate avanti. Se un medico non vi ascolta, andate da un altro, subito, senza perdere tempo. Sì, però quel medico che non ci ti sono ha ascoltato... tanti, però ci sono anche tante brave eccellenze anche in Calabria, ce ne sono tante. E purtroppo a volte ci si imbatte in situazioni poco piacevoli, ma il messaggio che voglio darvi io è di curarvi, e ricordatevi che la persona viene al primo posto, prima del lavoro, prima dei soldi e prima di tutto. La salute è fondamentale, perché quando viene a mancare quella, manca tutto, non c'è posto per nient'altro. Godetevi ogni istante, ritornate ai rapporti con le persone care, con la famiglia, con gli amici. Io ho avuto in questa fase difficile due cose: ho avuto la fortuna di trovare di ritrovare tanti amici che non pensavo veramente. Io in questo percorso non mi sono sentita sola, perché ho avuto l'affetto di molte persone vicino a me, e che mi chiamano, mi scrivono, mi mandano messaggi, e quindi dico ritorniamo a parlare, a uscire, a prendere un caffè insieme agli amici. Basta anche con stare sempre al cellulare, ritorniamo al face to face. E poi devo ringraziare una persona, posso ringraziarlo? A Gianluca Marcello. Gianluca è l'agenzia di viaggi che mi cura tutti i trasferimenti, perché lui in tempo reale non mi lascia mai a piedi. L'ultima volta l'assistenza. Poi un supporto importante sia per quanto riguarda l'aeroporto che quanto per
quanto riguarda le ferrovie, si può richiedere appunto l'assistenza per le persone con mobilità ridotte e loro sono veramente tutti molto gentili. Ringrazio Gianluca che non mi lascia mai a piedi anche nei periodi di festa quando ci sono i ponti, perché io quest'anno che sto male ho beccato tutti i ponti, cioè tutti li ho beccati io. Sì. Comunque una cosa va detta, qualcuno ci ha tolto il sorriso, ma non la forza, lei è veramente una donna eccezionale. Sono guerriera, e ci sono tante donne che ho incontrato e tanti bambini che ho incontrato nel mio percorso, e quando guardo i bambini dico che io sono fortunata perché sono arrivata a 40 anni e i bambini queste cose non dovrebbero mai viverle, quindi va bene così. Bisogna solo trovare anche Tu hai un bambino di 6 anni. Lo so, okay. Però bisogna trovare sempre il lato positivo anche in una cosa così difficile. E a chi sta vivendo un momento come è successo a me, dico sempre di non mollare, di farvi forza dentro di voi, perché la persona, l'individuo, le donne probabilmente in particolar modo riescono a trovare una forza dentro che magari uno neanche immaginava. Benissimo. Come non la immaginavo io di averla. Grazie. Un bacio e grazie a tutti quanti che ci scrivete sempre e spero di darvi buone notizie poi. Forza. A settembre. A Raggio di Sole devi lavorare? Proveremo, ci proviamo. Non puoi mancare. Grazie. Era dovuto alle centinaia di persone, migliaia di persone che chiedono ogni giorno di Cassandra. E mi raccomando donne, PAP test e HPV test, anche se loro non ve lo richiedono, voi andate a farlo. Tanto non vi ascoltano lo stesso.